Allora, cominciamo. Io farò una breve introduzione e ringrazio naturalmente i relatori che hanno accettato l'invito di partecipare a questo webinar, che trovo di grande interesse. Gli argomenti che saranno trattati oggi sono argomenti che hanno radici antiche, ma che portano a dei problemi di grande attualità. Io farò una breve introduzione e poi darò mano a mano la presentazione agli altri relatori. Comunico ai partecipanti che in basso a destra c'è una casella di domande e risposte in cui si possono porre domande ai relatori che risponderanno alla fine delle relazioni. Potete anche chattare, eccetera. Allora, il tema di oggi è esattamente la politica di. Dunque, come si chiama oggi il tema? La politica di sicurezza e difesa e l'autonomia strategica dell'Unione Europea. Ora, negli anni voi sapete che esiste una politica di sicurezza e difesa dell'Unione, esiste anche una politica estera dell'Unione, non si può parlare ancora di una compiuta autonomia strategica dell'Unione, diciamo per ora un desiderio che l'Unione possa avere finalmente una sorta, anche se limitata, autonomia strategica in questo ambito. Quando il presidente Trump metteva in discussione la garanzia della sicurezza americana per l'Europa, ci si è posto il problema di perseguire un'autonomia strategica per ridurre quelle che potevano le possibili vulnerabilità che si fossero presentate dall'esterno. Ma all'interno dell'Unione Europea i paesi hanno sempre mostrato posizioni differenti in questo ambito. Per esempio, per l'Italia e la Germania, la relazione con gli Stati Uniti sembrava essere una relazione prioritaria. L'atlantismo e l'europeismo avrebbero costituito insieme una relazione di garanzia. Paesi come per la Polonia l'unica garanzia di difesa, vera garanzia di difesa, sembrava essere la relazione con gli Stati Uniti. Con l'avvento di Biden, questo tema si è attutito, questa preoccupazione si è attutita, gli europei hanno, posto meno attenzione al tema e hanno smorzato quella che era l'ambizione di una strategia europea autonoma. Però pensiamo cosa c'è di negativo in questo, in non avere un'autonomia strategica. Prevalgono le duplicazioni delle spese militari di ciascun paese membro dell'Unione Europea. Inoltre c'è una frammentazione industriale del settore degli armamenti o comunque di tutto ciò che possa servire alla difesa. E allora è possibile una difesa europea all'infuori della NATO? Per alcuni paesi questo non esiste, ma se gli Stati Uniti un domani volessero disimpegnarsi dalla difesa europea o quantomeno essere meno impegnati nella difesa europea, il nuovo impegno, si pensa a una nuova proposta di impegno transatlantico fatta dal presidente Biden. Cosa presuppone l'autonomia strategica? Presuppone un'autonomia. Capacità militari che consentono all'Unione di agire autonomamente e non è semplice. Presuppone che l'industria europea sia in grado di fornire equipaggiamenti high-tech alle forze armate. Presuppone ancora l'uso delle forze armate per una politica di difesa comune. Non necessariamente si deve pensare ad un esercito europeo, perché è difficilmente realizzabile e non è neanche necessario. Allora forse è meglio dotare le forze armate nazionali in piani di coordinamento e di integrazione. Del resto non si può pensare a una cooperazione a tutto campo perché l'Unione Europea abbia un'autonomia strategica.
Sono stati fatti passi avanti in questi anni, dal 2017 a oggi. Abbiamo nel 2017 una decisione del Consiglio europeo che ha, diciamo, suscitato tanto entusiasmo, la decisione PESC del 2315 del Consiglio, che ha istituito una Permanent Structured Cooperation, una cooperazione strutturata permanente. Abbiamo un'agenzia europea di difesa, abbiamo un quartier generale dell'Unione Europea e attraverso questi strumenti ho svolto già operazioni in Africa, Medio Oriente, nei Balcani. Però tutta la PESCO, cosiddetta questa Permanent Structured Cooperation, presupponeva progetti di formazione sia terrestri che anche di cyber difesa. Poi abbiamo un'Agenzia europea per la difesa, la promozione e la cooperazione tra gli Stati membri in materia di armamenti. Abbiamo un Neocorps, una forza multinazionale che però è stata istituita con un accordo internazionale nell'Unione europea, che è il proprio quartier generale a Strasburgo, ma che è a disposizione dell'Unione europea. Ma a questo Eucorps partecipano attualmente solo 11 stati. Ma abbiamo un'autonomia nei sistemi tecnologici avanzati? Le industrie europee, comprese quelle italiane che sono di ottimo livello, sono all'avanguardia nell'elicotteristica, nella cantieristica navale, nell'elettronica di difesa antimissile, ma in altri ambiti gli Stati Uniti sono più avanti, quindi gli Stati Uniti sono sicuramente un fornitore da cui non si può prescindere. Il vantaggio tecnologico deriva anche dalla partecipazione alla NATO. Nessuno Stato può farcela, ma neanche forse l'Unione Europea da sola. Ora, il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente von der Leyen nel settembre del 2021 ha sottolineato la necessità di passare a uno Stato successivo e creare un'Unione Europea della difesa. La Commissione Europea ha lanciato European Defence Fund, 7 miliardi da spendere entro il 2027 per la difesa e lo spazio. Per la difesa poi vanno ricordati anche programmi come Copernicus e Galileo. Ora, 7 miliardi sembrano tanti, ma in realtà è un periodo che va di 7 anni, quindi 1 miliardo ogni anno per le forze armate di tutta l'Unione Europea, dell'Unione Europea per la difesa dell'Unione Europea, non è una cifra così esorbitante se pensiamo a quanto spende ciascuno Stato in questo ambito. Allora la ricetta sembra essere quella di forze armate integrate e industrie competitive, industrie di settore competitive. Ora la politica di difesa comune con la NATO è un impegno collettivo per l'Europa. E si è visto anche le azioni europee comuni per stabilizzare il Nord Africa, i paesi del Sahel, che sono state guidate da missioni Unione Europea con supporto della NATO. Ma quello che interessa maggiormente in questo momento è la bussola strategica, e quindi una bozza che è circolata recentemente, questa bussola strategica che si chiama Strategic Compass, per la sicurezza e la difesa, e che fa un salto nell'ambizione per l'Unione Europea, che però ha bisogno di mezzi e risolutezza per agire in modo concreto e, se necessario, autonomamente in modo più ostile. A marzo del 2022 questa bozza, che è stata scritta sostanzialmente dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna, attualmente questa bozza sta circolando tra le delegazioni dei Paesi membri perché si possa arrivare a un documento condiviso, verrà portata poi nel Consiglio europeo per l'approvazione. Consideriamo che questo è il periodo dell'Unione a cui presidenza tocca alla Francia e questa operazione verrà quindi passerà attraverso la presidenza dell'Unione francese, del Consiglio dell'Unione Europea e passerà come un'iniziativa targata a Parigi.
ma comunque è un'iniziativa che è ben vista da molte capitali europee. È un'esigenza sentita questa dell'autonomia strategica? Forse sì, perché pensate al rovinoso ritiro dall'Afghanistan e i limiti strategici operativi a cui i partner europei sono stati sottoposti, perché Washington ha messo di fronte i partner europei su questa decisione, sulla quale loro non hanno avuto alcuna voce in capitolo. E del resto i partner europei non avrebbero avuto tutti i mezzi di trasporto aereo necessari per portare avanti l'evacuazione da Kabul senza il supporto degli Stati Uniti. Ma ora, che cosa porterebbe questa questa bussola strategica? Porterebbe a forme di ad hoc di coalizioni, forme di cooperazione rafforzata e sarebbe il seme per un esercito europeo che porterebbe probabilmente, vorrebbe portare ad uno sviluppo successivo. Voglio ricordare il discorso di Macron al Parlamento europeo del gennaio di quest'anno, in cui il presidente Macron dice: è tempo che l'Europa diventi una potenza culturale e politica, che vengano rafforzati i confini esterni da minacce terroristiche, un'Europa capace di rispondere alle sfide geopolitiche, perché non si può rispondere, non si può dipendere dalle scelte di altre potenze. Un discorso europeista che poi si è trasformato in un discorso nazionalista francese, ma che comunque ha anche un gran significato. Quindi questa Strategic Compass potrebbe avere veramente un impatto rilevante, però pensiamo anche quando siamo stati felici dell'approvazione della PESCO nel 2017. Nell'11 dicembre 2017, questa cooperazione strutturata permanente tra gli stati europei, che poteva essere fatta anche da pochi stati, adottata poi invece ben 25 stati hanno aderito a questa cooperazione strutturata permanente, non ha avuto quel grosso impatto nella strutturazione della difesa, diciamo, l'avanzamento di una difesa comune. Quindi questo Strategic Compass, se verrà adottato dal Consiglio europeo nel marzo di quest'anno, è sicuramente una pietra miliare, un passo avanti nella politica comune di difesa che potrebbe dare, appunto, avere dei seguito importanti, così come potrebbe avere degli sviluppi minori. Per questo abbiamo invitato a parlare di questa situazione e anche in particolare dello Strategic Compass, tre esperti di grande importanza. Abbiamo un parterre de rois e quindi cominciamo col professor Giovanni Grevi, che è Visiting Professor nel Collegio Europeo di Bruges, a Sciences Po a Parigi e alla scuola School of Governance a Bruxelles. Ma che è stato Senior Fellow all'European Policy Center e ugualmente membro del Centro Europeo, European Policy Center e dell'ISPI. Numeroso il curriculum, è molto, va, molto complesso, molto lungo, quindi io lo ringrazio di partecipare a questa tavola rotonda, a questo meeting. E darei a lei la parola perché ci dia dei contenuti a questi che sono per noi dubbi e problemi. Grazie. Grazie mille, professoressa, per la sua introduzione, per il suo invito e per la possibilità di condividere qualche considerazione sul tema dell'autonomia strategica e poi, naturalmente, della dimensione di politica di sicurezza e di difesa. Ecco, quello che vorrei fare è effettivamente inquadrare il dibattito sull'autonomia strategica in tre tappe. E spero che questo mio intervento possa anche preparare il terreno poi per le relazioni del generale Camporini e del professor Moro che
si occuperanno più direttamente degli aspetti concernenti la sicurezza e la difesa, la bussola strategica e così via, tutti i temi dei quali sarò poi molto felice di discutere anch'io. Però ecco, tre punti per cominciare. Innanzitutto vorrei inquadrare il tema dell'autonomia strategica nel tema più ampio dell'integrazione europea, perché questo è un nesso, secondo me, molto importante. Secondariamente vorrei offrire una definizione di autonomia strategica, le dimensioni principali di questo concetto, gli ambiti nei quali si discute a livello europeo della avanzamento dell'autonomia strategica europea, e in terzo luogo vorrei rapidamente affrontare alcune delle perplessità e dei dubbi che suscita questo dibattito sull'autonomia strategica e che d'altra parte si vedono anche espressi nell'attualità, per esempio attorno a questa grave crisi ucraina e dal ruolo o non ruolo che sta giocando l'Europa in quanto tale in materia. Dunque, primo punto, il nesso tra autonomia strategica e integrazione europea. E qui la domanda è molto semplice, ma allo stesso tempo impegnativa, e cioè se in un contesto strategico sempre più difficile, in un contesto più geopolitico, il progetto europeo sia un progetto superato o se rimanga di attualità, se abbia una sua rilevanza. Sappiamo tutti che il progetto europeo è nato come risposta di pace alla guerra, è sempre stato teso a, come dire, cambiare la logica delle relazioni internazionali e affermare la forza del diritto sul diritto della forza, diciamo, e ci ricordiamo tutte le definizioni dell'Europa come potenza normativa, potenza civile, potenza trasformatrice, potenza regolatoria e così via. Il comune denominatore di tutte queste denominazioni è appunto il rifiuto di una logica di potenza. Ricordiamo anche come il progetto europeo evidentemente si è avviato in un contesto internazionale ben preciso, sotto la protezione degli Stati Uniti nell'ambito del confronto bipolare. Poi ha acquisito ulteriore slancio, diciamo, dal Trattato di Maastricht in poi, l'Unione Monetaria, l'allargamento e così via, il lancio della politica di difesa e di sicurezza comune una ventina d'anni fa, e quello era il contesto di un mondo che si poteva definire unipolare in termini di distribuzione del potere e dove c'era poca concorrenza alle idee predominanti di stampo liberale in materia politica e in materia economica. Infatti si parlava di fine della storia. Sappiamo anche che non è andata così. Negli ultimi 20 anni, in particolare dalla crisi finanziaria del 2008, c'è stata una inversione di tendenza che tende d'altra parte ad accelerarsi su almeno 5 fronti. Innanzitutto uno spostamento degli equilibri di potenza, a partire dalla dimensione economica per poi interessare altri ambiti. Secondariamente e strettamente connesso l'emergere di un mondo molto più eterogeneo da un punto di vista normativo, contestato, frammentato, dove ci sono idee, percezioni, priorità diverse che a volte si scontrano. Si pensi per esempio a tutto il tema del revival dell'autoritarismo rispetto all'espansione della democrazia. In terzo luogo l'emergere della Cina come potenza, grande potenza, in grado di affermarsi non solo sul piano regionale, ma anche di diffondere le proprie priorità a livello globale attraverso vari strumenti di influenza. In quarto luogo, e lei vi faceva riferimento, l'incertezza sull'orientamento strategico degli Stati Uniti, sulle priorità di lungo termine degli Stati Uniti. Evidentemente l'amministrazione Trump in una certa misura può considerarsi un'eccezione nei modi, nei toni, in alcune priorità, però ci sono anche elementi di continuità, lo spostamento del baricentro strategico degli Stati Uniti verso il Pacifico, verso la Cina, che possono indurre effettivamente a domandarsi fino a quando gli Stati Uniti possano essere considerati l'unica polizza di assicurazione per l'Europa in caso di qualsiasi incidente. E infine, quinto punto, in questa inversione di tendenza, nell'ambito della competizione sempre più evidente, la rivalità sempre più evidente tra Stati Uniti e Cina,
una diversa percezione dell'interdipendenza e dei rischi connessi all'interdipendenza. Da una concezione dell'interdipendenza come win-win game, come benefica per tutti, alla preoccupazione rispetto ai rischi che tutti i vari flussi finanziari, commerciali, di dati, di persone possano essere strumentalizzati per fini strategici, per sfruttare dipendenze asimmetriche rispetto a competitors, avversari e così via. Si pensi per esempio al caso dell'energia per l'Europa. Ecco, in questo nuovo contesto strategico, dove sta l'Europa? Il progetto è superato, è stato un progetto pensato in un mondo diverso, per un mondo diverso? O forse, si può argomentare, è proprio qui che risiede oggi la ragion d'essere dell'Europa, qui quella di offrire un qualcosa di diverso rispetto alla logica di potenza, rispetto alla strumentalizzazione, alla manipolazione dell'interdipendenza, all'oppressione dei diritti e così via. Europa che quindi possa offrire quella massa critica perché gli Stati membri possano rispondere efficacemente a queste forze, a queste tendenze esterne che minacciano di minare il processo di integrazione europea. E quindi il secondo punto che vorrei affrontare è questo. Qui si inserisce il tema dell'autonomia strategica in senso ampio. Autonomia strategica che in sintesi si riferisce alla capacità di qualsiasi organizzazione, di qualsiasi comunità politica di darsi le proprie regole e quindi poi per esteso anche di definire il proprio futuro. E per quanto riguarda l'Europa, a me sembra che sviluppare l'autonomia strategica effettivamente sia una condizione necessaria sia per proteggere e sviluppare ulteriormente il progetto di integrazione europea, sia per far avanzare sul piano internazionale quegli interessi e quei valori, quei principi che l'Unione Europea si prefigge di sostenere, però con strumenti più adatti, più credibili e anche eventualmente più robusti in questo nuovo contesto. Allora, quando si parla di autonomia strategica nel dibattito europeo, ci sono molte definizioni che sono intervenute. Per offrirne una che mi sembra le riassuma abbastanza, io direi che per autonomia strategica si intende la capacità da parte degli europei di operare le proprie scelte, di stabilire i propri obiettivi in modo autonomo, la capacità di mettere in pratica queste scelte, di conseguire i propri obiettivi in cooperazione con i propri partners ovunque possibile, ma dove necessario anche in modo più autonomo. Quindi ci sono tre dimensioni che vorrei sottolineare di questo concetto di autonomia strategica: una dimensione politica, una dimensione istituzionale e una dimensione di capacità. Quella politica è quella più importante e più difficile, e cioè l'esigenza di coesione e convergenza tra i paesi membri dell'Unione Europea. Una definizione comune delle minacce, delle opportunità, delle priorità, quindi quella che si definisce spesso, soprattutto in materia di sicurezza e difesa, ma secondo me anche in termini più ampi, una cultura strategica comune. Poi c'è un profilo istituzionale che è molto importante, perché dopo tutto l'Unione Europea è un organismo complesso di 27 paesi, quindi quella capacità istituzionale di aggregazione delle risorse, di coordinamento delle posizioni nazionali su una base strutturale, efficiente, non episodica. E in terzo luogo la dimensione delle capacità, la dimensione concreta, le risorse che sono necessarie per conseguire gli obiettivi che ci si è posti. E qui si può parlare di capacità industriali, di capacità di innovazione e evidentemente anche di capacità in ambito militare. Quindi in sintesi, e contrariamente a quello che ogni tanto si sente nel dibattito, a me sembra che il punto fondamentale dell'autonomia strategica non sia che gli europei debbano agire necessariamente da soli, ma che debbano avere una capacità autonoma di definire una propria visione, i propri obiettivi, e poi una maggiore capacità di operare per conseguirli o in cooperazione con i propri partners, Stati Uniti ed altri, dovunque sia possibile. Quindi
Alla luce di questa definizione ci rendiamo anche conto come il dibattito a livello europeo sull'autonomia strategica oggi sia un dibattito che si è molto allargato negli ultimi 2 o 3 anni rispetto all'origine, che è sicuramente nell'ambito delle politiche di sicurezza e di difesa. Ed è un dibattito che coinvolge quindi uno spettro di politiche più ampie in materia commerciale, in materia industriale, in materia di tecnologia e naturalmente in materia di sicurezza e difesa. E si può anche notare come lo spazio di questo dibattito corrisponda anche a quell'ambito di competizione internazionale che anch'esso si è allargato, come dicevo prima, a vari ambiti di interdipendenza. Una competizione quindi che si manifesta non solo attraverso lo strumento militare, ma attraverso tutta una serie di misure, come si dice, short of war, quindi al di sotto della soglia di un intervento effettivamente armato. Quindi, per esempio, si parla di autonomia strategica aperta in materia commerciale. Si tratta di assicurarsi che tutti giochino sulla base delle stesse regole. Reciprocità, dotarsi degli strumenti per contrastare politiche anticoncorrenziali, oppure per rispondere ad azioni coercitive o punitive attraverso strumenti economici. Si tratta di rafforzare la cosiddetta resilienza delle supply chains, le catene di distribuzione, le catene di valore, evitare appunto un'eccessiva dipendenza da singoli fornitori. Si tratta di un approccio più consapevole al monitoraggio degli investimenti esteri, soprattutto in settori sensibili, tecnologici, per le infrastrutture critiche. Qui evidentemente il discorso sull'autonomia strategica si connette a quello anche della politica industriale, soprattutto appunto in ambito tecnologico, perché come dicevo la competizione tecnologica oggi è al centro della competizione geopolitica. Si parla di tecnologie con applicazioni molto ampie e che conferiscono grandi vantaggi in termini di crescita, ma anche di influenza, di peso internazionale a chi le saprà sviluppare e applicare per primo. E appunto quindi anche in materia di sicurezza e di difesa un accento molto forte sull'interfaccia tra innovazione tecnologica e applicazioni in materia di sicurezza. Politiche industriali, concentrare risorse pubbliche e private in progetti ritenuti strategici, batterie, semiconduttori, idrogeno verde, quantum computing e così via. E poi in materia digitale, la sicurezza delle reti, la sicurezza dei flussi dei dati. Un'autonomia strategica che tra l'altro concerne anche la dimensione regolatoria dell'economia digitale, cercando di sviluppare un approccio europeo, distintamente europeo, mettendo al centro i diritti dell'individuo per l'intelligenza artificiale, per i servizi digitali e così via. E poi evidentemente l'autonomia strategica si applica al settore della sicurezza e della difesa, e qui appunto non mi dilungo perché evidentemente poi avremo ampio modo di discutere tutto questo, c'è chi lo può fare sicuramente molto meglio di me, ma anche in questo caso ci sono obiettivi molteplici che convergono tutti verso l'esigenza, come diceva professoressa, di assumere più responsabilità da parte degli europei per la sicurezza dell'Europa. Si tratta di sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di ricerca, sviluppo, investimento su nuove capacità. Si tratta di creare le condizioni per l'utilizzo efficace di queste capacità in termini di pianificazione e condotta delle operazioni, per esempio. Si tratta di consolidare la base industriale e tecnologica in materia di difesa in modo che resti competitiva a livello europeo. Evidentemente la bussola strategica poi sarà un indicatore molto interessante della volontà degli Stati membri di effettivamente fare dei passi avanti significativi in merito a tutte queste varie dimensioni dell'agenda di sicurezza e della difesa. Dunque, e qui mi avvio alla conclusione, il terzo punto che volevo affrontare. Come ho detto, il tema dell'autonomia strategica mi pare un tema centrale, non solo in materia di sicurezza e difesa, ma più ampiamente per il futuro dell'integrazione europea in un nuovo contesto internazionale, un'Europa che deve attrezzarsi per navigare, diciamo, un contesto molto più volatile, a volte
anche abbastanza tempestoso, e lo vediamo. È altrettanto evidente che l'autonomia strategica sia un principio di applicazione molto ampia che poi deve essere declinato nei vari settori in modo pragmatico: quali sono le risorse disponibili, qual è la volontà degli Stati membri effettivamente di condividerle, qual è l'importanza della cooperazione con altri sul piano internazionale. Sono tutte considerazioni che poi devono essere fatte settore per settore in modo abbastanza flessibile. Però ecco, prima di concludere, come ho detto prima, vorrei anche passare in rassegna alcune delle principali critiche o perplessità che sono state espresse rispetto al concetto di autonomia strategica, e lo faccio non perché le sottoscriva pienamente, anzi in parte non le sottoscrivo, ma credo che siano dubbi e perplessità molto importanti che vanno affrontate, perché si riferiscono a problemi assolutamente reali, e quindi è importante parlarne proprio per poter impostare questo dibattito in modo più utile e più produttivo. E la prima critica che viene rivolta al concetto di autonomia strategica è quella di fattibilità. Cioè, secondo questa tesi, l'autonomia strategica essenzialmente è fuori portata. Si parli effettivamente dell'ambito della difesa, dell'energia, e in più non solo è fuori portata, ma sottolinea divisioni, divergenze tra i paesi europei, le acuisce anziché contribuire a superarle. Una seconda critica, che è diciamo un sottoinsieme di questa, è quella per cui l'autonomia strategica rischia effettivamente di indebolire il legame transatlantico, e vi faceva già riferimento. Innanzitutto in materia di difesa, perché secondo alcuni sarebbe un'idea che si mette diciamo in competizione con la NATO, con l'Alleanza Atlantica, ma anche poi in termini politici più ampi, come se l'autonomia strategica venisse intesa, secondo alcuni, come un tentativo dell'Europa di evitare di schierarsi nell'ambito di questa competizione crescente tra Stati Uniti e Cina, di trovare una posizione terza, ecco, autonoma. E quindi potenzialmente una complicazione appunto per il Transatlantic Partnership. Terza critica è la tesi per cui avanzare verso un'autonomia strategica europea rischia di snaturare la politica estera europea, una politica estera che effettivamente si è sempre basata, come dicevo prima, su un approccio non tradizionale, quindi sulla dimensione normativa, sul sostegno al multilateralismo, i valori cosmopoliti e così via, che ne rappresenterebbero il valore aggiunto, mentre l'idea di perseguire un'autonomia strategica, di consolidare gli strumenti dell'Unione anche in materia di sicurezza e di difesa, corrisponderebbe a una visione più tradizionale e non necessariamente condivisibile, secondo questa tesi, della identità e della proiezione esterna dell'Unione Europea. E poi c'è una quarta e ultima linea di perplessità, che corrisponde alla classica domanda: a chi giova, chi ci guadagna con questa autonomia strategica? Ho fatto riferimento all'ambito industriale, l'ambito commerciale, i progetti che vengono selezionati come prioritari. Evidentemente questo è un ambito in cui i vari paesi membri dell'Unione possono avere percezioni, interessi diversi, e effettivamente può essere difficile contemperarli. Quindi ho voluto chiudere il mio intervento problematizzando, diciamo, un po' il concetto di autonomia strategica, non perché ne ritenga il perseguimento un'idea non valida, ma proprio perché appunto mi sembra che debba essere perseguita in modo realista, pragmatico, altrimenti si rischia di farne poi un'aspirazione con delle basi non abbastanza forti o solide. Grazie mille. Grazie a lei per questa bellissima relazione, molto ampia, tra l'altro ha aperto nuovi orizzonti, nel senso che non pensavo che la bussola strategica avesse queste ambizioni così ampie. No, attenzione, non ho parlato della bussola strategica, ho parlato dell'autonomia strategica. Ah, autonomia, è vero, no, giusto. L'autonomia strategica è un concetto molto ambizioso, effettivamente con varie
vari aspetti critici nella realizzazione, voglio dire, perché andrebbe a calpestare tutte le altre politiche probabilmente, o quantomeno diventerebbe il fulcro delle altre politiche commerciali, eccetera, eccetera. Comunque è molto interessante, ci sono un sacco di spunti, penso che avrà delle domande, e poi daremo lo spazio per rispondere, perché è stata una relazione molto, molto, diciamo, che suscita molti, molti quesiti. Grazie, ora passerei la parola al generale Vincenzo Camporini, vecchia conoscenza del nostro Centro Studi Federalismi, anche dell'Università di Milano. Ma per chi non se lo ricordasse, il generale Camporini è stato capo di Stato Maggiore prima dell'Aeronautica, poi capo di Stato Maggiore della Difesa, e adesso è componente dello IAI e quindi è comunque è una persona che è sempre, diciamo, accorta agli sviluppi della geopolitica e dei problemi, diciamo, della difesa in particolare. Prego la parola al generale Camporini. Grazie, grazie di questa occasione di approfondire temi che sono sempre di grandissima attualità. Io sono molto grato al professor Grevi per avere così ampiamente e approfonditamente analizzato la questione dell'autonomia strategica, perché il concetto nasce esclusivamente dal punto di vista militare, dal punto di vista proprio delle capacità operative, e soltanto in seguito ci si è accorti che un'autonomia strategica non può limitarsi a questo, ma deve abbracciare praticamente tutto il campo delle attività. Purtroppo l'abbiamo visto in modo drammatico durante l'avvio della pandemia, quando abbiamo scoperto che l'Europa non era autonoma neanche nella produzione delle mascherine, crea delle vulnerabilità alle nostre società che non possono sicuramente essere accettate. Quindi il concetto di autonomia strategica si è ampliato ed è diventato quella cosa, usando il termine che ormai è diventato molto comune, olistica, che attualmente stiamo vivendo. C'è un problema perché non tutti intendono l'autonomia strategica nello stesso modo, e soprattutto le finalità di questa autonomia strategica non sono affatto condivise. Non è un segreto per nessuno che da parte francese si intende l'autonomia strategica come una possibilità per l'Europa di rendersi indipendente dagli Stati Uniti, indipendente dal legame transatlantico, mentre altre visioni dell'autonomia strategica la vedono come una capacità dell'Europa di creare quel pilastro europeo del rapporto transatlantico che possa rendere l'Europa un interlocutore effettivamente valido e capace per lo sviluppo delle politiche e delle relazioni internazionali. Personalmente io sono assolutamente di questa seconda opinione, ma è una cosa che si può discutere, ovviamente non ci sono dei paracarri che in qualche modo impediscano di guardare le cose in modo diverso. Il punto fondamentale, a mio avviso, è che la lamentela degli europei sul fatto che gli Stati Uniti agiscono in modo unilaterale è basata su dati di fatto reali, non c'è dubbio, ma è anche dovuta alla inconsistenza delle politiche europee, perché non ce n'è una politica estera europea, non c'è una posizione europea. Quando il professore parlava di la possibilità di operare le proprie scelte, le proprie devono essere proprie di tutti, e purtroppo non sono di tutti, ognuno ha le sue e spesso sono confliggenti e non convergono. E allora io mi metto nei panni degli Stati Uniti, mi metto nei panni del presidente Biden, scusate l'ardire, perché mai io dovrei consultarmi con una miriade di staterelli litigiosi che non mi forniscono nessuna motivazione concreta per il loro agire. Oltretutto sono dal punto di vista operativo assolutamente incapaci di fare qualche cosa da soli. Io decido come mi pare per l'Afghanistan, come decido cosa fare per l'Ucraina.
La cosa ovviamente non può essere accettata, ma la soluzione non può essere cercata nel cambiare l'atteggiamento americano a prescindere. Deve essere trovata nella ricerca di una effettiva e vera convergenza delle politiche dei paesi europei, in modo tale da creare questa fantomatica politica estera europea che finora non si è mai concretizzata. Lo vediamo in queste ore. Guardate la situazione dell'Ucraina. Noi abbiamo una situazione di grave crisi che potrebbe sfociare tranquillamente in un conflitto armato. Tutti ci auguriamo di no, ma la potenzialità c'è. Abbiamo una posizione dei paesi baltici, dei polacchi, dei paesi che sono più vicini ai confini con la Russia, che è una posizione molto dura. Abbiamo una posizione francese, che è una posizione assolutamente opposta. Abbiamo una posizione tedesca, che è molto ambigua. Pensate che la Gran Bretagna ha deciso di fornire armamenti difensivi all'Ucraina. I velivoli da trasporto che portavano questi armamenti non hanno sorvolato la Germania. Ora non è dato di sapere se non l'hanno fatto perché la Germania ha rifiutato l'autorizzazione al sorvolo, oppure se non l'hanno fatto perché la Gran Bretagna non l'ha chiesto per non trovarsi nella situazione di dover essere rifiutata. Ma è una cosa che chiaramente dà una dimensione molto seria, molto grave di quelle che possono essere le divergenze dei paesi europei nella gestione di una situazione di crisi. In questo modo non si va da nessuna parte, perché comunque lo sviluppo delle politiche in questa direzione sono sempre estremamente timide. Lo Strategic Compass è una bella iniziativa, a mio avviso è non sufficientemente ambiziosa, ma quando si parla di strumenti che sono contenuti nell'ambito dei trattati in vigore, cadiamo nuovamente nella situazione dell'unanimità, e all'unanimità a 27 non si fa nulla. È inutile illudersi, è inutile cercare le geometrie più o meno articolate. Trovare una convergenza su tutti i temi della politica estera è impossibile. E allora in molti sono quelli che auspicano la creazione di un nocciolo duro, l'Europa a più velocità, se ne è parlato molto spesso. Molti stigmatizzano questa ipotesi perché sarebbe un vulnus alla coesione dell'Unione. Lo sarebbe se ci fosse una coesione dell'Unione, cosa che purtroppo non abbiamo. Non l'abbiamo dal punto di vista della difesa, non l'abbiamo dal punto di vista energetico, non l'abbiamo dal punto di vista bancario, e purtroppo anche dal punto di vista degli strumenti finanziari la decisione di procedere con l'euro sacrosanta non è stata accompagnata da tutte quelle altre misure che servivano a creare una reale integrazione finanziaria dell'Unione Europea. Quindi da questo punto di vista i passi da fare sono tanti, bisogna esserne consapevoli, e la consapevolezza deve anche indurre a un sano realismo, per cui è necessario che ci sia, ripeto, è un mio parere personale, ma ne sono profondamente convinto, è necessario che ci sia un nostro duro di paesi, possibilmente i paesi fondatori o quasi, che decidano una forma di integrazione più stretta. Qualche passo avanti, qualche timido passo avanti lo si è visto, ne siamo stati protagonisti anche noi recentemente. La stesura di questo trattato del Quirinale non è stato un fatto puramente formale o con una valenza puramente di immagine, ma è un fatto sostanziale, perché indica che tra Francia e Italia finalmente ci si può sedere intorno a un tavolo per fare insieme delle cose, trovare insieme delle soluzioni ai problemi che ci si presentano. Se si riuscisse a fare la saldatura di questo trattato del Quirinale con quello di Aquisgrana, creando quindi un triangolo Germania-Italia-Francia, saremmo sulla buona strada. È chiaro che qui ci vuole la volontà politica che deve essere espressa da chi governa. La situazione non è rosea, purtroppo, tra questi tre paesi. Noi abbiamo prossime elezioni, scusate, ma
abbiamo un piccolo zoo in casa. Noi abbiamo la situazione in Francia dove durante il semestre si voterà il nuovo Presidente della Repubblica e non è una scelta da poco perché le cose possono cambiare in modo radicale. Abbiamo la situazione tedesca con questo nuovo governo che si è insediato, il famoso semaforo, che fino adesso non ha dato indicazioni molto precise sugli atteggiamenti che intende assumere durante le varie crisi, anzi ci sono state delle affermazioni, delle dichiarazioni non perfettamente congruenti tra i vari ministri del nuovo governo. Abbiamo la situazione italiana, che è quella che sappiamo, non abbiamo la più pallida idea di cosa accadrà tra oggi e i prossimi giorni per l'elezione del Presidente della Repubblica, e questo avrà un'influenza diretta sulla compagine governativa e sullo sviluppo delle politiche nazionali. Quindi noi abbiamo la necessità di tre paesi che si avvino in modo concorde verso un'integrazione più stretta, che richiede una capacità di governo da parte di tutti e tre molto forte, e abbiamo questa capacità di governo che purtroppo finora non si è manifestata. Io sono sempre ottimista, io confido che accadrà perché ci siamo portati dall'esigenza dei fatti. Recentemente ho dovuto partecipare alla presentazione di un bel volume scritto da Paolo Guerrieri, l'economista Paolo Guerrieri, sui rapporti globali. Il titolo è Partita 3. Ovviamente i tre sono Stati Uniti, Cina, Europa. Durante la presentazione io chiesi appunto a Paolo Guerrieri, chiesi ma è un'affermazione o una speranza? Perché se è una speranza, se è un auspicio, io penso che di aderire in pieno. Se è un'affermazione, temo che non sia basata su dati di fatto. E lui ha confessato che è una speranza, che è un auspicio. Perché? Perché l'Europa non solo ne ha bisogno, ma tutte le potenzialità per farlo. È vero che dal punto di vista tecnologico non siamo padroni di tutte le tecnologie, ma chi è padrone di tutte le tecnologie? E comunque con una accorta politica di investimento si può entrare in ambiti tecnologici che fino adesso non abbiamo ancora esplorato, e perché no? Il problema della dipendenza dovuta alla globalizzazione, che è quella che ci ha in qualche modo penalizzato in queste circostanze, è un problema che può essere risolto. È chiaro che non è conveniente dal punto di vista economico mantenere tutte le filiere produttive all'interno dei nostri paesi in un'autarchia europea. Sarebbe pura follia. Ma questo non ci deve impedire di mantenere la potenzialità per reimpadronirci di tutta la filiera produttiva, ove se ne generi la necessità, come è accaduto in queste circostanze. Quindi, da questo punto di vista, ci vuole una saggia politica industriale che però deve vedere tutti quanti concordi, a partire, appunto, lo citavo prima, dalla politica energetica. Quello che sta accadendo oggi sul mercato dell'energia in Europa è la piena evidenza della incapacità dei paesi europei di pianificare una situazione di autosufficienza. Non abbiamo l'autosufficienza nel campo dell'energia perché non abbiamo le fonti di energia primarie, al di là del carbone che bisogna comunque eliminare. Questo non ci deve impedire di definire una serie di misure per diversificare le fonti di rifornimento in modo tale che non possa più accadere quello che sta accadendo adesso. Il 40% del gas all'Europa viene fornito dalla Russia. Se la Russia chiude i rubinetti, siamo tutti al freddo. La Russia in questo modo può condizionare il comportamento dei nostri paesi nei confronti delle sue ambizioni politiche, ambizioni che sono molto chiare. Putin sta cercando di ricostruire in qualche modo il concetto di sfera di influenza che era caro all'Unione Sovietica, il concetto che in qualche modo
si esplicita anche attraverso quella sovranità limitata di bresneviana memoria, che sta in qualche modo tornando a galla. Il fatto che si voglia comunque impedire a un qualsiasi paese, l'Ucraina in questo caso, di fare le proprie scelte è un sinonimo di quello che è accaduto nel passato a Praga. Non dobbiamo dimenticarlo, è accaduto e può ricapitare di nuovo. E quindi non dobbiamo metterci nella condizione di subire passivamente queste cose senza, perché siamo strangolati. E purtroppo l'Europa in questo caso è strangolata, quindi non ha l'autonomia strategica e non può prendere delle decisioni. I paesi europei non possono prendere delle decisioni perché sono condizionati dalle decisioni altrui, che invece hanno in mano la possibilità di prendere queste decisioni. Dobbiamo fare dei passi avanti, ma bisogna avere coraggio. Quando io sento Borrell parlare come di una grossa iniziativa, quella di creare un corpo di spedizione di 5.000 uomini, ma riusciamo a controllare a malapena qualche quartiere di Roma con 5.000 uomini? Altro che fare una politica estera, una politica di sicurezza comune. Quindi da questo punto di vista ci vuole sicuramente molto coraggio, ma ci vuole coraggio anche nella definizione non soltanto delle capacità, ma della catena decisionale per l'impiego di queste capacità. Chi prende le decisioni? Chi sarà colui che darà gli ordini? Esiste una struttura che in qualche modo possa avere il comando e controllo dal punto di vista operativo? Non c'è. C'è stato qualche timido tentativo di creare delle istituzioni al riguardo, ma siamo sempre al punto di partenza. Non è un problema istituzionale. Il problema istituzionale lo risolviamo nell'arco di 5 minuti, dal momento in cui esiste anche la capacità di identificare chi deve prendere queste decisioni. Deve essere Borrell, deve essere la von der Leyen, oppure per interposta persona deve essere Macron o chi per esso. Sono quesiti a cui bisogna rispondere. Se non rispondiamo a questi quesiti, tutti i discorsi che facciamo sull'autonomia strategica e sul compass, sullo strategic compass, sono tutte delle bellissime discussioni accademiche che ci danno soddisfazione dal punto di vista intellettuale, ma temo che non ci porteranno lontano. Grazie. Grazie. Sono abbastanza d'accordo con tutta la tua relazione, che è stata veramente molto sostanziale, bella, perché in effetti ogni tanto noi partiamo con una crociata, ci entusiasmiamo per una proposta europea, eccetera, e poi mano a mano arriviamo a vedere nella realtà la difficile applicabilità delle intenzioni della proposta. Adesso passerei la parola, perché non ho niente da aggiungere alla sua relazione così completa, al nostro Domenico Moro, perché è membro del consiglio direttivo del Centro Studi del Federalismo ed è coordinatore dell'area sicurezza e difesa del Centro Studi. Quindi anche lui è un appassionato di questo argomento e quindi lascerei a lui volentieri la parola. Prego, Domenico. Il microfono chiuso. Ok. Mm-hmm. Grazie Paola, grazie per l'invito a questo interessante dibattito che viene a cadere in un momento molto cruciale, diciamo, per il futuro del processo di integrazione europea. Io avevo previsto un altro inizio, però i due interventi che mi hanno preceduto mi hanno stimolato, diciamo, a fare una ulteriore premessa che anticipa la mia premessa. Trovo azzeccata l'affermazione del professor Grevi quando dice che il tema della sicurezza, dice, è un passaggio chiave per
avanzare o meno sul terreno del processo di unificazione europea. Io sono molto convinto di questo, cioè nel senso che o l'Unione Europea riesce a darsi una propria politica di sicurezza e di difesa, o in caso contrario, probabilmente il progetto europeo rischia di annacquarsi sempre di più. Questo è un po'. Quindi diciamo che la politica di difesa europea è un po' l'obiettivo nel breve, ma è anche lo strumento per completare il processo di integrazione europea. Però voglio dire, rispetto a tutto quello che è stato detto sull'autonomia strategica, io credo che il campo di indagine vada delimitato, perché altrimenti se si mettono sul tappeto troppi problemi che bisogna risolvere contemporaneamente, non se ne risolve neanche uno. Non è un esempio calzante, però se tutti abbiamo letto Guerra e pace di Tolstoi, c'era un passaggio verso la fine del romanzo in cui le truppe di Napoleone sono alle porte di Mosca. Kutuzov fa una riunione dei generali per sapere qual è il loro parere su che cosa bisogna fare. Durante la riunione entra in ritardo il generale Bennigsen e dice: ecco, dobbiamo difendere la nostra sacra e armata capitale della Russia, Mosca, oppure dobbiamo ritirarci? Kutuzov si arrabbia e dice: qui noi dobbiamo discutere un problema militare. Cioè, perché il problema è: dobbiamo difendere l'esercito oppure sacrificarlo in nome della difesa di Mosca. E lui fa la scelta di ritirarsi perché il suo asset era la difesa dell'esercito, mantenere intatto l'esercito russo, perché stava arrivando l'inverno russo e quindi i francesi. Quindi io dico, quando si parla di autonomia strategica, cerchiamo di circoscrivere l'oggetto della discussione, perché oggi il problema è strettamente di natura militare. Cioè, l'hanno detto la von der Leyen, l'ha detto Borrell. L'Unione deve saper parlare il linguaggio della forza. Cioè, questa è la domanda a cui bisogna rispondere, in primo luogo. L'altra cosa che volevo specificare è un intervento riguardo quello che ha detto il generale Camporini, che io condivido gran parte delle sue affermazioni, però c'è un punto su cui secondo me bisogna essere chiari, perché altrimenti sembra che si debba sempre cominciare da zero quando si parla di unificazione europea. Non è del tutto vero che l'Unione Europea non ha una politica estera. La politica estera è fatta di due bracci, due corni. C'è una parte civile e una parte militare. Dal punto di vista civile, l'Unione Europea ha la competenza esclusiva per quel che riguarda la politica commerciale. Cioè, accidenti, mi sembra poco dire che l'Unione Europea ha la competenza esclusiva in materia di politica commerciale. No, quello che manca è, sono d'accordo su questo, è l'impiego della forza, cioè deve saper usare anche l'altro corno della politica estera dell'Europa. Però ammettere che, almeno per quel che riguarda la politica commerciale, ha una competenza esclusiva vuol già dire che noi non stiamo partendo da zero, bisogna arrivare a fare l'altra metà del cammino. Ecco, detto questo, volevo allora venire alla mia introduzione, e credo che volevo partire dalle tre notizie più recenti che riguardano la politica estera e di difesa dell'UE, e soprattutto il quadro generale all'interno del quale poi queste notizie vanno valutate, inserite, valutate, e cercare di trarne delle conclusioni. Il quadro generale, secondo me, è lo Strategic Compass. Le tre notizie sono l'intervento di Macron al Parlamento europeo, di cui già ha parlato la professoressa Bilancia, l'intervista che ha rilasciato una settimana fa il ministro della difesa della Lituania, e infine la più recente, la decisione della Polonia di entrare a far parte come membro effettivo dell'Eurocorpo. Ecco, io credo che lo Strategic Compass, almeno a partire, è sicuramente la decisione più ambiziosa per quel che riguarda la politica estera e di sicurezza dell'UE, almeno a partire dal Consiglio europeo di Helsinki del 99, che aveva deciso di dare vita ad una forza di intervento rapido di 60.000 uomini e che aveva compiti, una missione regionale, non aveva una missione globale. Era, quindi
Ecco, ricordo che a questo risultato importante ha collaborato il generale Camporini. Lui non lo ricorda mai, ma io lo voglio ricordare perché questo è un grande merito del generale Camporini. E credo che vada ricordato perché quello in realtà è l'obiettivo che dobbiamo pensare di raggiungere, vale a dire l'obiettivo di capacità pari a quello di 60.000 uomini e darsi una missione regionale. Io, ecco, rispetto a quell'obiettivo, cioè, lo Strategic Compass cerca di fare dei passi avanti. Ecco, in che cosa, diciamo, questo esercizio forse può dare più risultati rispetto a quello che finora è stato fatto? Nel senso che se aveva ragione Delors quando diceva che se un'iniziativa europea deve avere successo, deve avere tre caratteristiche: un obiettivo chiaro, una procedura, un metodo, una procedura e un calendario. Il calendario, lo ricordo, è stato decisivo per fare la moneta, quindi anche da questo punto di vista va tenuto conto. È vero che nel 99 si era detto entro il 2003 bisognava creare questa forza di intervento rapido, però forse quello che mancava erano delle tappe intermedie per arrivare al 2003, cioè bisognava cercare di dire, fissare delle scadenze temporali ben precise e degli impegni ben precisi legati a queste scadenze. Comunque poi magari il generale Camporini ci potrà dire qualcosa di più. Ecco, su questo punto, ecco, ecco, l'obiettivo concreto su cui è incentrata la bussola strategica è questa forza di intervento rapido di 5.000 uomini. È vero, sono 5.000, non sono 50, 60.000, qui si parlava nel 1999. Però, cioè, secondo me, cioè, qui bisogna anche fare un passo che apre una porta, cioè nel senso che se ci si pone l'obiettivo massimo rischiamo di fare la stessa fine che abbiamo fatto nel 99. L'idea di dar vita a una forza di intervento rapido di 5.000 uomini, secondo me, può essere il grimaldello su cui si può forzare, diciamo, aprire una breccia nella direzione di una difesa europea. Poi comunque ci torno. Ecco, lo Strategic Compass precisa anche che devono essere forze non solo di terra, ma anche navali e aeree. Precisa anche che ci deve essere un addestramento comune. Precisa anche che deve essere dotata di uno trasporto strategico e di una difesa cyber e di intelligence, una capacità di sorveglianza e riconoscimento satellitare. Basarsi per il momento su una capacità di pianificazione e controllo missioni nazionali, perché quella europea non è ancora attrezzata, ma quando lo sarà dovrà rispondere a una struttura di comando e controllo a livello europeo. Quindi da questo punto di vista diciamo che alcuni obiettivi precisi sono stati individuati. Apro una parentesi, va da sé che tutto questo ha senso solo nella misura in cui l'Unione Europea trova un accordo su quelle che sono le minacce a cui farà fronte, perché un conto è dire il mio avversario è la Libia, un altro conto è dire il mio avversario è la Cina, perché nel primo caso sono necessarie determinate capacità militari, nel secondo caso sono necessarie capacità militari di tutt'altra dimensione. Cioè, quindi è chiaro che tutto questo deve essere precisato ed è un passaggio, va da sé, decisivo, cioè non è tutt'altro che secondario. Per quanto riguarda la procedura, ecco, anche la procedura secondo me non è, come dire, chiara e convincente, nel senso che è prevista una fase di riflessione da parte dei governi, poi successivi confronti in sede di Consiglio dei Ministri dell'UE, fino ad arrivare a un testo condiviso e una decisione finale da parte del Consiglio europeo. Consiglio europeo che per quel che riguarda la politica estera e di sicurezza, è destinato ad avere sempre l'ultima parola, perché l'uso della forza militare è sempre stato una prerogativa régalienne, come dicono i francesi, e quindi dei capi di Stato e di Governo, sia pure nella forma di un Consiglio che li vede tutti quanti riuniti. È vero che questo passaggio prevede, diciamo, questi passaggi prevedono il ricorso ai trattati vigenti, però, e quindi che in caso di materia,
militare, è necessario ricorrere all'unanimità, ma non è detto che sia solo questo, perché c'è l'articolo 31 del trattato del TUE che dice: si può ricorrere anche all'estensione costruttiva per consentire ai paesi che vogliono andare avanti di poterlo fare. Ecco, io credo che la volontà politica di cui si parlava prima, se ricordo bene da parte del generale Camporini, di Francia, Germania e Italia, debba essere volta a ottenere questo risultato. Se non c'è consenso unanime, bisogna che i paesi che non sono d'accordo si astengano, anche perché la stessione costruttiva prevede che se uno si astiene non è obbligato a seguire gli altri. Quindi gli altri vanno avanti, io me ne sto a casa mia, però li lascio fare. Ecco, quindi questa è una possibilità che si può fare con i trattati esistenti. Il problema è che va da sé che se si decide di dare vita a una anche una forza semplice ridotta di 5.000 uomini, bisogna che, per essere effettivamente spiegabile rapidamente, cioè o viene messa direttamente a disposizione dell'Unione Europea, mi sembra che un passo in questa direzione, in questa disponibilità ad oggi non c'è, oppure se c'è questa coalizione dei volontari, che le forze che mettono a disposizione questi volontari sappiano che in caso di impiego queste forze hanno la priorità di impiego rispetto a qualunque altra destinazione. Altrimenti parlare di spiegamento rapido di autonomia strategica non avrebbe nessun senso. L'altra osservazione da fare per quel che riguarda la procedura, e poi chiudo, è certamente il passaggio chiave, è l'individuazione delle minacce a cui far fronte da parte dell'Unione Europea. Io non credo, cioè si è discusso molto del passaggio al voto maggioranza qualificata, cioè la dichiarazione Meseberg tra Francia e Germania lo prevede. Io non so se sia questo un passaggio, bisogna fare una distinzione. Non credo che una comunità di stati e di cittadini come è l'attuale Unione Europea possa decidere a maggioranza se il nemico principale è la Russia piuttosto che la Cina. Secondo me questa individuazione deve prevedere l'unanimità. Non vedo un'altra. Altro discorso è l'attuazione. L'attuazione, una volta che uno ha deciso il mio nemico in ipotesi è la Libia piuttosto che la Russia, ecco, attuare una strategia necessaria che comporta l'individuazione di un nemico piuttosto che un altro, ecco, questo può essere deciso a maggioranza. Però ecco, farei questa distinzione, altrimenti non, si rischia di non uscire dal tema, da questa impasse. Il calendario è certamente importante perché misura la volontà di andare avanti su questo terreno o meno, però non è decisivo, perché ricordo che è vero, per fare la moneta europea era previsto un calendario molto chiaro e stringente, ma vi ricorderete anche che l'Italia fino all'ultimo cercò di dilazionare l'entrata in vigore dell'euro. Ricordo un famoso viaggio di Prodi in Spagna per convincere Aznar a suo tempo a dilazionare di un anno o due l'entrata in vigore dell'euro. Per fortuna Aznar disse di no e quindi l'euro ce l'abbiamo. Ecco, ora si tratta di vedere cioè che cosa, cioè avere quantomeno degli orientamenti per quel che riguarda come si può andare avanti alla luce degli ultimi eventi. Uno è il discorso di Macron al Parlamento europeo. Ecco, Macron ha dedicato anche parecchio tempo, diciamo, a parlare della politica estera e di sicurezza, però si è limitato a enunciazioni di carattere generale, l'autonomia dell'Europa, capacità di decidere indipendentemente da altri paesi. Nell'unico passaggio in cui ha parlato di un obiettivo concreto, la forza di intervento, lui ha specificato che questa deve essere una forza intergovernativa di intervento rapido. Ora, è chiaro che secondo me difficilmente la Francia farà proposte concrete più ambiziose prima che si sappia chi sarà il nuovo presidente della Repubblica Francese. Quindi voglio dire, fino a aprile, perché mi pare che sia marzo-aprile le elezioni, fino a quella data difficilmente la Francia si assumerà la responsabilità di fare proposte più concrete e io spero più europeistiche, perché finora il discorso di Macron si è mosso in un'ottica puramente intergovernativa. Quindi da questo punto di vista io credo che
cade sulla Francia una grande responsabilità, perché è il paese più sensibile al tema della sicurezza, ma bisogna aspettare appunto l'esito delle presidenziali, e speriamo che sia, se prende decisioni, siano decisioni europeiste, non intergovernative. Il ministro della Lituania, nel corso di un'intervista, ha detto ha sollevato due problemi. Prima dice che lo strategic compass deve essere estremamente conforme al concetto strategico della NATO, sottolineo estremamente. La seconda ha detto che la Lituania è scettica circa la proposta di istituire una forza di intervento rapido. Ora io dico, va da sé che non si può pensare ad un'autonomia strategica sul piano militare se a monte non vi è un autonomo modo di pensare, perché o pensiamo in maniera autonoma oppure l'autonomia strategica non esiste. Pensare in maniera autonoma vuol dire che l'Unione Europea deve pensare come una comunità politica sullo stesso piano di Stati Uniti, Russia e Cina. Al di fuori di questo non ci sono. Poi l'Unione Europea può anche decidere, pensando autonomamente, di dire che la difesa dell'Europa continua a essere basata fondamentalmente sulla NATO, mentre lei si dà degli obiettivi di carattere regionale. Però questo mi sembra una imprescindibile, cioè questa scelta di cominciare a pensare in maniera autonoma e indipendentemente dagli altri paesi. Poi certamente sulla forza di intervento rapido, sulla creazione di questa forza di intervento rapido, la Lituania sembra che non ci stia. Quindi questo è un problema, ed è questa è la ragione per la quale dico, è vero, sono 5.000 uomini, non sono 50.000, però se già ci sono problemi a farne mettere in piedi uno di 5.000, ecco, cioè, cerchiamo di portare a casa questo risultato e poi vediamo, cioè, una volta che la strada è stata aperta, si può vedere di fare qualche passo in più. La Polonia invece recentemente ha deciso di entrare a far parte dell'Eurocorpo che mi ha insegnato il generale Camporini, è sostanzialmente una struttura di comando e controllo. Però è una struttura di comando e controllo molto importante, perché ha una capacità di gestire una forza armata della dimensione di una divisione, mi corregga il generale Camporini. Importantissimo che questa struttura, importantissima la scelta della Polonia, scelta che l'europeista Italia non ha ancora fatto. Sottolineo, l'europeista Italia che non ha ancora fatto. L'altra cosa che mette in luce questa scelta della Polonia è che la Polonia, quando si arriva al dunque, fa una scelta che è sempre europea. Cioè, c'è stata la Brexit, tutti parlavano della Polexit, non è successo niente. Di fronte all'incertezza americana sulla difesa del continente europeo, la Polonia dà la risposta giusta. Cioè, io scelgo l'Unione Europea ed entro nell'Eurocorpo. Cioè, questa mi sembra un'indicazione. Non da poco. Poi la Polonia ha delle criticità dal punto di vista del rispetto dello Stato di diritto, ma questo è un altro discorso. Ecco, cosa fare alla luce di questi eventi e di queste posizioni, che cosa si può pensare di fare? Intanto l'Unione Europea non ha una capacità operativa di comando e controllo, ce l'ha una che è molto embrionale e molto sottodimensionata. Alcuni giuristi di Torino sostengono la tesi che l'Eurocorpo, in quanto struttura di comando e controllo, perché è sostanzialmente questo, può essere integrata nei trattati esistenti senza modificare i trattati, anche perché le esistenti, ancorché embrionali, strutture di comando e controllo dell'Unione Europea sono state istituite, l'ultima, la capacità di pianificazione e controllo, sono state istituite con una decisione del Consiglio Europeo. Quindi è sufficiente una decisione del Consiglio europeo per integrare il trattato dell'Eurocorpo nei trattati esistenti. Al limite si può anche seguire la strada della PESCO, perché uno dei progetti PESCO prevede l'istituzione di una capacità di comando e controllo che ha certe caratteristiche, che adesso non mi ricordo quali, però si può andare a verificare. L'altro punto è l'istituzione di questa forza di intervento rapido europea, che secondo me, l'ho detto già prima, l'avevo già anticipato, può essere istituita ricorrendo all'estensione costruttiva, perché credo che se si pensa ad una decisione 27 non si riuscirà ad andare avanti. Quindi questo passaggio, diciamo, della
dell'avanguardia o dei paesi disponibili o altro penso che debba essere ripresa se vogliamo fare dei passi avanti. E quindi credo che come orientamento di carattere generale queste due possibilità debbono essere seriamente analizzate. Certamente, e chiudo con questo, certamente l'Unione Europea negli ultimi anni ha fatto dei passi avanti sul terreno della difesa, ha messo per certi aspetti il carro davanti ai buoi, perché se parla di avviare la PESCO, creare il Fondo Europeo di Difesa, istituire una capacità di pianificazione e controllo di missioni militari, e poi non dice qual è la minaccia alla quale devo rispondere con questi strumenti di cui mi sono dotato. Ecco, cioè, la risposta chiave che deve uscire da Vera, che deve uscire dallo Strategic Compass, credo che sia proprio questa. Che poi può anche essere la decisione, la risposta è di dire mi do delle missioni regionali, quindi stabilizzare l'Africa, dove quando l'Africa in Africa vi sono aree di instabilità, mentre la difesa europea va vista all'interno della NATO, cosa che io tendo a condividere. A determinate condizioni tendo a condividere, e quando dico tendo a condividere, credo che lì manchi un passaggio, dato il fatto che l'Unione Europea deve entrare a far parte della NATO in quanto Unione Europea, altrimenti di questa parità di equal partnership, cioè, non si può ragionevolmente parlare. E con questo ho finito la mia introduzione e vi ringrazio. Grazie a te per questa brillante relazione e mi suscita tante domande, però vorrei prima dare la prelazione a una domanda che trovo qui in D&D, ed è questa della dottoressa Trozzi. Pongo una domanda in riferimento alla dimensione politica, economica e istituzionale dell'autonomia strategica richiamata dal professor Grevi, quindi abbiamo individuato anche la possibile risposta, l'autore della risposta. Quanto ai poteri speciali esercitabili da parte del governo italiano nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, energia e altri, cosiddetto Golden Power, sono funzionali alla costruzione dell'autonomia strategica europea? Si tratta di uno strumento, quello dei poteri speciali, che in questo ambito ha e potrebbe avere solo una implementazione e attuazione di una nuova politica estera europea fondata su una più solida integrazione? Prego, professor Grevi, se può rispondere a questa domanda o anche gli altri, insomma, io non... Sì, grazie mille, molto brevemente. La mia risposta è sì, evidentemente questa è una competenza nazionale che non dipende dalla riflessione più ampia su una politica estera europea o sull'autonomia strategica, ma è una competenza che può essere attuata anche alla luce di un coordinamento più ampio a livello europeo, ma sempre sulla base di una valutazione e decisione sul piano nazionale. Ricordiamo che 2 anni fa è stato introdotto il cosiddetto screening mechanism a livello europeo sugli investimenti esteri. Si tratta di un meccanismo di coordinamento delle autorità nazionali in materia di monitoraggio degli investimenti sulla base di considerazioni attinenti a profili di sicurezza e di ordine pubblico, quindi non di carattere commerciale, altrimenti si rischierebbe effettivamente una deriva anche verso forme più o meno latenti ed esplicite di protezionismo, ma sulla base di considerazioni che possano implicare profili di sicurezza, tecnologie sensibili, infrastrutture critiche a livello nazionale, ecco, si sollecita attraverso questo accordo europeo una maggiore collaborazione tra le varie autorità nazionali. Non si configura in seno all'Unione Europea una capacità di direzione cogente, diciamo, rispetto alle autorità nazionali, ma si configura la possibilità di un riferimento di questi casi alla Commissione che possa dare una indicazione alle autorità nazionali. Questo è un sviluppo, a mio avviso, importante, nel senso di acquisire più capacità a livello europeo, che poi la si voglia definire autonomia strategica o meno, se ne può discutere, ma comunque più capacità a livello europeo di tutelare
la propria base industriale nel momento in cui lo sviluppo e l'innovazione tecnologica comporta problemi che vanno al di là dell'ambito strettamente, prettamente economico, appunto l'interfaccia con poi tecnologie che possono essere utilizzate anche nel settore della sicurezza, tutto il digitale, tutto il cibernetico e così via, per esempio. Il problema è che evidentemente tra Paesi membri ci sono anche capacità e competenze diverse e quindi questo meccanismo si spera, si auspica che possa anche spingere tutti i Paesi a dotarsi di una capacità di intervento e di monitoraggio in questo senso. C'è stato un primo rapporto sull'attuazione di questo sistema di coordinamento di monitoraggio a livello europeo che mostra come ci siano state effettivamente i primi passi in questo senso. Ecco, quindi nel momento in cui il governo italiano eserciti le proprie competenze sovranamente su una base nazionale, sulla base di considerazioni di ordine nazionale, credo che però questo possa anche inserirsi nella cornice più ampia che ho appena descritto e quindi contribuire, così come l'iniziativa e l'operato di altri paesi, a consolidare una maggiore consapevolezza europea e capacità quindi anche di risposta europea rispetto ai rischi che determinati tipi di investimento possono comportare. Grazie. Grazie a te per la risposta. C'è un'altra domanda, ce ne sono altre due. Alessandro Possu scrive: lo scenario libico dove ci sono intrusioni turche e russe e che può essere un focolaio di instabilità anche sulle sponde meridionali dell'Italia, quindi l'Unione Europea, può essere un banco di prova su cui costruire una forza di intervento condiviso, magari con beneplacito della NATO? È stato discusso nel Trattato del Quirinale? Chi risponde? Non Provo credo. io a dire qualche cosa su questa questione perché mi ha interessato molto. Il problema della Libia nasce ovviamente nel 2011 con la sciagurata decisione di Sarkozy, spalleggiato da Cameron, di avviare quell'operazione. Ma lasciamo perdere il passato. La cosa si è sviluppata nel modo peggiore possibile perché due paesi non hanno capito che in realtà nella questione libica loro non hanno interessi contrastanti, ma hanno interessi che possono essere fatti convergere con grande facilità. Questi due paesi sono la Francia e l'Italia, che invece si sono ostacolati a vicenda, tendo a dare più responsabilità alla Francia che all'Italia, ma anche noi non abbiamo certo lesinato le nostre colpe. Ricordo la questione dei Gilets jaunes spalleggiati da una forza politica che attualmente è al governo. Se avessimo capito, se avessero capito i nostri governi che gli interessi erano convergenti, non ci sarebbero stati gli spazi per l'intervento turco, non ci sarebbero stati gli spazi per l'intervento russo. Abbiamo finalmente ricomposto il rapporto tra Parigi e Roma. Questa ricomposizione si è consolidata anche dal punto di vista formale, con tutta una serie di riunioni, tavoli tecnici regolarmente convocati sui vari temi, e questo potrebbe in qualche modo far consolidare una visione anche di tipo politico per quanto concerne la questione libica. Io personalmente sono convinto che la questione non è solo la Libia, ma la questione riguarda tutto il Nord Africa e la parte subsahariana, dove alcuni paesi europei, non tutti certamente, ma alcuni, Spagna, Italia, Francia, la stessa Germania, hanno degli interessi comuni ai fini della stabilità interna, perché il problema dell'immigrazione incontrollata mina alcuni punti della stabilità interna, mentre una immigrazione regolata e controllata non solo è indispensabile, ma è benefica per le nostre società asfittiche, assediate dalla carenza di natalità. Ora, io credo che sia possibile che questi paesi
identificano su base regionale, come giustamente diceva Moro, un obiettivo comune da gestire con tutte le risorse necessarie, che non sono solo quelle militari ovviamente, sono risorse di carattere finanziario, industriale, politico e perché no anche militare. Quindi da questo punto di vista io credo che il banco di prova del Nord Africa possa essere un qualche cosa su cui questa convergenza fra alcuni degli attori principali si possa manifestare. Ne sono veramente convinto e spero vivamente che i nuovi governi che si installeranno a Parigi e vedremo cosa accadrà in Italia, riescano a trovare delle linee di convergenza, anche se recuperare dopo quello che è accaduto non sarà facile. Non sarà facile buttare fuori dalla Libia turchi e russi, dobbiamo esserne consapevoli. Bisognerà in qualche modo agire con grande abilità in modo tale da riconquistare gradualmente lo spazio che abbiamo perso. Posso certo. fare un'aggiunta? Sì, sì certo. Sì. No, sono un'aggiunta perché condivido le considerazioni del generale Campurini. Direi che proprio il caso della Libia, che ha visto coinvolte Francia e Gran Bretagna, vale dire le due potenze europee più attrezzate sul piano militare, non sarebbero venute a capo del conflitto con la Libia che loro hanno scatenato senza l'aiuto decisivo degli Stati Uniti. E questo mette in evidenza, ha messo in evidenza, secondo me, le carenze nelle capacità militare da parte dei paesi dell'Unione Europea, anche di quelli più attrezzati. La seconda considerazione è che probabilmente da questo punto di vista il Trattato del Quirinale potrebbe aiutare un modo per cercare di venire a capo delle divergenze che ci sono tra paesi europei quando si tratta di politica energetica e di rapporti con i paesi del Nord Africa, forse può essere la decisione di mettere insieme due società che operano nel settore energetico, vale dire l'ENI e Total. Questo non farebbe solo senso dal punto di vista politico, ma soprattutto economico, perché soltanto mettendo insieme queste due aziende possono raggiungere una dimensione pari alle grandi aziende multinazionali americane e ormai cinesi che operano nel settore energetico. Naturalmente per fare tutto questo ci vuole un idem sentire, che non sempre c'è. Quindi... Anche per i matrimoni, Sì, lo so, per i matrimoni, ma anche lì. E quindi sostanzialmente il problema è di fatto che anche la politica commerciale, la politica che è un po' la matrice anche della politica estera, trova difficoltà a spingere verso una politica estera comune, con degli obiettivi comuni e quindi con l'espletazione di procedure comuni. Cioè, ci sono altre domande, dunque, spettatore anonimo, un'altra domanda: il progetto di autonomia strategica europea potrebbe includere anche la creazione di una guardia costiera congiunta e o la revisione della politica migratoria? E l'altra domanda ancora, Massimo Negri, in merito al rafforzamento del pilastro europeo nell'alleanza atlantica NATO, esso non può prescindere dall'aumento del contributo finanziario dei paesi dell'Unione Europea, come peraltro già richiesto da Obama. Il tema è assai delicato a livello d'opinione pubblica, poco propensa alla crescita delle spese. Ma questa è una considerazione più che una domanda, credo, e quindi chi risponde a questa domanda, questa terza domanda, cioè un'altra, il progetto di autonomia strategica potrebbe includere anche la creazione di una guardia costiera congiunta? Io credo che ci sia già una guardia costiera congiunta in Frontex, o no? Non lo so. Generale Campurini, che mi dice? Beh sì, diciamo che dal punto di vista formale ci sono delle strutture che si occupano del controllo delle frontiere, in particolare della frontiera marittima. È chiaro che qui occorre anche rivedere quelli che sono gli elementi fondamentali del diritto a riguardo. Non c'è dubbio che la questione del
di Dublino deve essere rivista, e se non viene rivista la questione di Dublino, possiamo mettere in piedi qualsiasi strumento, anche particolarmente efficace, particolarmente attrezzato dal punto di vista tecnologico, però grossi passi avanti non se ne faranno. Mi piace rispondere anche sulla questione delle risorse finanziarie. Allora, in tema di risorse finanziarie, dobbiamo osservare che oggi come oggi i paesi europei nel loro complesso spendono grosso modo tra il 50 e il 55% di quello che spendono gli Stati Uniti. Già nel 2000 compare uno studio interessante della Rand Corporation diceva che gli europei spendevano appunto la metà degli americani, ma ottenevano una capacità operativa al meglio del 15% rispetto a quella americana. Questo perché avviene? Avviene perché c'è una enorme dispersione di risorse nel campo militare. Noi abbiamo una moltiplicazione di enti, una moltiplicazione di strutture che in qualche modo assorbe una parte considerevole delle risorse finanziarie che i paesi mettono a disposizione. Non solo, c'è il problema degli equipaggiamenti. Noi abbiamo in Europa attualmente mezzi blindati, credo che il numero, a seconda di come vengono considerati, 18 tipi diversi. Gli Stati Uniti ne hanno un paio. Abbiamo costruito questa meravigliosa macchina, io sono uno dei tanti papà dell'Eurofighter, ne abbiamo fatti un'enormità, 600, spendendo per lo sviluppo, se non ricordo male siamo intorno ai 20.000 miliardi delle vecchie lire l'Italia. Con l'F-35 la produzione prevista al momento, e gli ordini stanno continuando ad aumentare, è di 3.500. Ora, non devo spiegare all'uditorio il concetto di economia di scala. Noi abbiamo degli equipaggiamenti che costano molto di più di quanto potrebbero costare se fossero unificati, e quindi i quattrini che spendiamo per la difesa sono spesi male. Quindi probabilmente bisognerà spendere di più, ma per me la cosa più importante è cercare di spendere meglio quello che già spendiamo. Giusto, mi pare un'ottima osservazione. C'è un'altra domanda, alla domanda se a chi devo telefonare, a chi sa chi deve telefonare Biden per decidere insieme, l'unica risposta per non fare una difesa europea intergovernativa è il Parlamento europeo, l'unica istituzione democratica dell'Unione. Per fare ciò serve la riforma dei trattati, non basta il trattato del Quirinale. Questo mi pare il Parlamento europeo, a chi telefona del Parlamento europeo, al Presidente, ma poi il Parlamento europeo è un po' fuori dalla politica estera, dalla politica, soprattutto la politica di difesa, che è in mano al Consiglio e agli orientamenti del Consiglio europeo. Il Parlamento europeo viene solo informato e manda solo degli atti di indirizzo al Consiglio, quindi difficile. Scusa Paola, una piccola informazione che dà un'idea del livello di interesse. Nel Parlamento europeo non c'è una commissione difesa. Sì, certo, tra l'altro questo, quindi sarebbe molto difficile se telefonare al Parlamento europeo. Va bene. Posso dire qualcosa? Sì, certo. Ma dunque, intanto, sì, sulla commissione difesa sono d'accordo, molto d'accordo con il generale Camporini. Non credo che sia difficile fare questo passaggio, perché la commissione difesa c'è, ma è una sottocommissione della commissione che si occupa di, quindi bisogna portarla al rango di commissione primaria, ecco, cioè, credo che non dovrebbe essere difficile, però nessuno pone il problema e quindi non si fanno passi avanti. Sul resto, a chi telefono quando Biden a chi telefono? Io, cioè, qui viene, a parte il fatto che quella frase del numero di telefono che viene attribuita a Kissinger una volta intervistato l'aveva smentita, però aveva comunque un senso. No, sì, non c'è dubbio.
Però ho l'impressione che si sottovaluta molto il processo decisionale che avviene in una federazione, perché l'Unione Europea, se si fa, sarà una federazione, non sarà uno Stato nazionale. In una federazione il processo decisionale è molto più complesso, tant'è che i trattati che firma il Presidente degli Stati Uniti deve essere ratificato dal Senato, dove sono rappresentati gli Stati, e il Senato approva con una maggioranza qualificata dei 2/3. L'istituzione della Società delle Nazioni venne bocciata, ad esempio, dal Senato, mentre ci sono altri trattati, attualmente sono circa 30-40 trattati che riguardano l'ambiente, la sicurezza sociale, che il Senato non ha mai ratificato. La maggioranza dei 2/3 vuol dire che nel sistema americano un terzo degli stati, che fanno il 7% della popolazione americana, può bloccare qualunque trattato firma il Presidente degli Stati Uniti. Per cui voglio dire, non è che lì le procedure siano semplici come si pensa. Sulla standardizzazione degli armamenti, qui volevo solo fare una nota, un'osservazione su un punto che trovo cruciale. È vero, le economie di scala, soprattutto nel settore degli armamenti, sono decisive. Allora, domanda. Perché Francia, Germania e Spagna si fanno il loro velivolo di nuova generazione e l'Italia si mette con la Gran Bretagna per fare un velivolo concorrente al velivolo che Francia, Germania e Spagna vogliono fare? Cioè, questa... Ora, cioè, io credo che i due progetti debbano, per le ragioni che diceva il generale Camporini, debbano necessariamente essere messi insieme, anche perché le economie, le spese di ricerca e sviluppo rispetto ai tempi in cui l'Eurofighter è stato progettato sono aumentate di almeno 5-6 volte, anche perché i velivoli di nuova generazione sono molto, sempre più sofisticati, e quindi richiedono spese aggiuntive di ricerca e sviluppo, per cui a maggior ragione non ha senso farne due, ma speriamo che se ne faccia una sola. Perfetto, c'è un'ultima domanda. Se posso solo aggiungere un paio di piccole osservazioni, anche per sottolineare quello che diceva il generale Camporini e il fatto che ci sono ampi margini di miglioramento, diciamo, in merito alla composizione, all'aggregazione della spesa in materia di difesa, secondo i criteri sottoscritti dai membri della Agenzia di Difesa Europea, i paesi si sono impegnati ad investire congiuntamente a una soglia del 35% delle proprie spese militari. Oggi gli investimenti congiunti arrivano super giù sul 20%. Si sono impegnati a collaborare per una soglia più o meno del 20% dei propri attività di ricerca e tecnologia. Oggi questa soglia si situa attorno al 7%. Quindi ecco, ci rendiamo conto che effettivamente il problema è molto radicato, e insomma, molteplici e risalenti radici, sarebbe difficile e lungo un po' esplicitarle, ma evidentemente era solo per sottolineare anche in termini quantitativi quanto si sia indietro. Detto questo, poi è anche vero che la spesa di difesa è una misura di input, poi bisogna vedere come viene effettivamente canalizzata e quanto in modo appunto cooperativo e che tipo di capacità riesca effettivamente a generare, quindi per renderla più efficiente. Per quanto riguarda, e concludo, la domanda sul numero di telefono, probabilmente appunto non attribuibile a Kissinger, ma comunque francamente nel caso dell'Unione Europea non manca il numero di telefono, anzi, se vogliamo, il Trattato di Lisbona ha offerto una serie di numeri di telefono. Si può chiamare il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio Europeo o l'alto rappresentante vicepresidente. Si potrà dire che sono tre, ma comunque, insomma, sono sempre molti di meno di prima. Il punto è se si vogliono chiamare. E se poi tra europei si ha effettivamente la volontà di discutere sulla base di quella telefonata. Se si vogliono chiamare dall'esterno, perché evidentemente l'atteggiamento di attori terzi può essere anche quello di non valorizzare eccessivamente le strutture comuni, proprio invece per giocare
i paesi membri eventualmente l'uno di fianco all'altro, l'uno contro l'altro. Quindi il numero di telefono magari c'è, ma lo si vuole usare? E se lo si utilizza, c'è una volontà da parte dei paesi membri di mettersi insieme, per esempio in seno al Consiglio europeo, sulla base di una proposta del Presidente del Consiglio europeo rispetto a una crisi, rispetto a un programma tra quelli, per esempio, di quelli di cui abbiamo discusso, per discuterne insieme. Quindi questo per dire che il problema, francamente, non mi sembra tanto il numero di telefono, volendo quello c'è, dipende se lo si vuole usare dall'estero e dipende se gli si vuole dare seguito nell'ambito dell'Unione. Giusto, mi pare molto giusto. C'è un'ultima affermazione: gli Stati Uniti non sono mai stati storicamente molto favorevoli all'idea di un'Unione Europea compatta in termini di sicurezza e difesa e il cambiamento delle loro priorità. Questa è una domanda sul sentimento degli Stati Uniti. Ah, è vero. Sì. È vero che l'atteggiamento americano è sempre stato un po' schizoide da questo punto di vista. Lo possiamo riassumere in questi termini. La cosa è nel passato, già dal passato. Voi europei dovete fare di più per la difesa, il burden sharing non è accettabile, così com'è combinato. Poi appena gli europei facevano qualche cosa per mettersi insieme, che cosa state facendo? Calma, rilassatevi, discutiamone. Diciamo che il salto di qualità ci fu a Saint-Malo, dicembre del 98, quando si incontrarono i due capi, francese e britannico, e si incontrarono a valle di un articolo, di un'intervista rilasciata da Madeleine Albright al Financial Times, un meraviglioso articolo, dove gli Stati Uniti ponevano quelli che erano i limiti e le condizioni per dare il via al processo di integrazione delle capacità militari europee. E questi erano i famosi 3D da evitare: no decoupling, no discrimination e no duplication. Quindi non discriminazione nei confronti dei paesi che non facevano parte dell'Unione, Norvegia e Turchia, tanto per essere chiari, non duplicazione di strutture già esistenti, quindi utilizzo delle strutture NATO per effettuare le operazioni, e ci fu l'accordo Berlin Plus che consentiva ed è stato utilizzato l'impiego delle strutture di comando della NATO per operazioni europee, e no decoupling, cioè non disaccoppiamento delle due sponde dell'Atlantico. Erano le tre condizioni per cui si poteva procedere, e abbiamo visto che con queste condizioni comunque si sarebbe potuto procedere. Quello che è accaduto appunto nel 99 fu una stagione meravigliosa, con un entusiasmo da parte di tutti, britannici compresi, per il progetto. E la cosa è proceduta anche negli mesi successivi. A ottobre del 2000 ci fu la Pledging Conference a Bruxelles, in cui i paesi si riunirono sulla base delle proposte appunto formulate con l'Helsinki Deadline Goal, per rendere disponibili le loro risorse. Ebbene, in quella sede vennero rese disponibili tre volte quelle che erano state richieste da parte dell'Helsinki Deadline Goal. Purtroppo la cosa rimase sul piano declaratorio. Poi tentativi ce ne sono stati. Adesso si parla appunto di 5.000 uomini, ma già ce li abbiamo, sono i Battle Group. Battle Group che sono stati costituiti nella metà degli anni 2000. Che non sono mai stati utilizzati. Esistono dal punto di vista formale, esistono e possono essere tranquillamente impiegati dall'Unione Europea. Non lo si vuole fare. Quindi continuiamo a fare dei progetti, ma se manca appunto la volontà di consolidarli, e spesso la volontà manca per motivi che sono anche non di grande nobiltà. Perché abbiamo i due progetti per i due velivoli diversi? Perché così abbiamo fatto anche con l'Eurofighter e con il Rafale, dove per volontà di un'industria, di una delle industrie partecipanti, il progetto iniziale di avere un unico caccia per i cinque paesi venne fatto affondare e la Francia decise di staccarsi. Non è un segreto per nessuno che un'industria di un paese voleva una prelazione sul lavoro
che non gli è stata accordata e quindi ha convinto il suo governo ad abbandonare il progetto. E così si va avanti. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che i due progetti attualmente in essere debbano convergere, ma come è possibile farlo dal momento che è stato chiaramente e formalmente detto all'Italia: voi non potete entrare? Questo accadeva qualche mese fa, un paio d'anni fa. Speriamo appunto che il clima cambiato consenta di evitare queste prese di posizione, che sono prese di posizione più per ripicca che per una reale volontà di collaborazione. C'è un'ultima domanda di Roberto Palea, che fa parte del board del Consiglio del Centro Studi Federalismo, e chiede conferma sul fatto che ormai si debba pensare ad un'unione euroafricana anche per sviluppare un'adeguata produzione di energia elettrica nei paesi solarmente ricchi dell'Africa subsahariana, senza la quale non è possibile pensare ad un'indipendenza energetica che sia green. Questo è un progetto del Centro Studi Federalismo, quello che pone l'attenzione su uno sviluppo dell'energia green nell'Africa subsahariana, trasportabile poi in Europa, energia fondamentalmente solare o altri tipi di energia rinnovabile. Qualcuno risponde? No, provo a dare una risposta. Bene, passi tu. Ma qui esprimo un parere. Ma secondo me, cioè, se l'Unione Europea vuole raggiungere veramente l'obiettivo di un'economia carbon free, l'importazione di energia da fonti rinnovabili nell'Africa è indispensabile, altrimenti questo obiettivo non lo raggiungerà mai. Cioè, mi sembra irrealistico. Il fatto è che avviare questi progetti per la produzione di energia elettrica da rinnovabili in Africa richiede che l'Unione Europea, siamo sempre lì, abbia una propria politica estera e di sicurezza di una certa, come dire, un certo vigore, perché o si stabilizzano i paesi africani che possono produrre questo tipo di energia, altrimenti l'Europa questa energia non l'avrà mai. Quindi, secondo me, la precondizione è sempre la stessa, cioè l'Unione Europea si deve dare una politica estera di sicurezza efficace, cioè degna di questo nome, quantomeno. Giusto. Un'ultima curiosità mia personale. Ho letto sul giornale, su un quotidiano, che quando Draghi si è recato recentemente, si fa per dire qualche mese fa, a Tripoli, ha avuto le richieste di appoggiare e finanziare i confini, sorveglianza sui confini meridionali della Libia, perché è da lì che arriva il flusso dei grossi flusso di immigrazione dai paesi del subsahariani, e possibilmente di affidare, quindi forme di telerilevamento ed affidare questa protezione, questo controllo e vigilanza alla NATO. Voi pensate che sia una cosa possibile? Perché una volta che si controlla il grosso dell'immigrazione, un po' selvaggia, avviene proprio attraverso la Libia. La Libia è un corridoio e il resto arriva dal confine meridionale della Libia. Il quesito è abbastanza interessante, perché tutto sommato si tratta di telerilevamento, di controllo dei flussi, eccetera, eccetera. Strano chiedere l'appoggio della NATO, no? Personalmente credo che la NATO non abbia competenze in questo settore, sarebbe sicuramente un qualche cosa che va al di là della piuttosto appunto l'Unione Europea potrebbe in qualche modo dare questa assicurazione. La domanda di prima sulla Guardia Costiera si può ampliare in questa direzione,
Strumenti non sono tantissimi, ma però ci sono. Abbiamo i nostri satelliti di osservazione terrestre, abbiamo Helios, abbiamo Cosmos SkyMed, abbiamo Copernico che sta crescendo. Quindi per questo fare un telerilevamento attraverso lo sì, sì, col sistema satellitare vedi qualsiasi cosa. Quindi da questo punto di vista potrebbe essere una decisione presa nell'ambito dell'Unione Europea di mettere a disposizione queste risorse per le richieste che i governi sovrani dovrebbero farlo. Abbiamo un governo sovrano in Libia. No. hanno anche rimandato le elezioni per questo problema. Sicuramente. Allora niente, mi pare che abbiamo risposto a tutte le domande, cioè avete risposto a tutte le domande. Vi ringrazio moltissimo per la partecipazione. Per me è stato un webinar molto interessante, molto piacevole, molto gradevole, devo dire. E quindi il merito è tutto di voi relatori e che avete contribuito a questo successo di questa iniziativa. Tutto questo nostro webinar che è stato registrato poi apparirà in tempi ragionevoli sul sito del Centro Studi Federalismo. Vi ringrazio tutti quanti e niente, vi auguro una buona serata. Grazie.